Bentornati ragazzuoli, il vostro Mitch e la Mami. Abbiamo già cambiato le posizioni perché tanto... aspetta che mi sento. Aia! Aspetta, mi sento. Aspetta che mi sento. Aia! No, allora non mi sentirei più. Allora, sera Eddie 2773, io notti sonici piove, mica tanto, la sua è passata una giornata proprio di merda oggi, lasciamo stare, adesso vi spiego un po'. Ciao Eddie, Orango, Gobe, signor Gobe. Come gira per lì qua? Cioè, partiamo già. Per il bacino. Ma tu non le senti? No. Non le senti, vabbè. Dobbiamo prendere un qualcosa tipo da poter collegare più cuffie insieme al computer. E così facciamo sentire per tutta la mia. Più o meno sì, c'ho ancora male al braccio, la sua. Mi ha preso proprio molto bene. Però. Buonasera Cesco. Altre belle notizie. Inchiniamoci al signor Chester Bennington. Trattino basso, trattino basso, trattino basso, trattino basso, buon salve. Trattino basso, trattino basso. Chiuso. Non posso. Allora ragazzuoli, il problema, allora, mi è spiego. Che io ho il torcicollo. Allora, lei ha il torcicollo, ok? È già tanto che è qua. Seconda cosa, oggi mi ha, dopo tipo 25 ore di upload dell'ultima live di Dark Souls, copyright a Baby Shark, Baby Shark, e anche lì, quindi tolto via il video, devo rirenderizzarlo senza coso e ricaricarlo. Buonasera, forse. Chris. Ciao Chris, tolgo via solo la parte. Altre robe. Ho messo il disastro di cuscini qua sotto, però ho ordinato una sedia. Ha scritto un papino in inglese. Mi sa che era il testo della canzone, Gobe. Vabbè. Comunque. Namba, ecco, difatti. Tornato dalla guerra con YouTube eroi. Marsar98, ciao ragazzi, vi saluto subito perché sono in ferie con pochi dati, statemi bene. Ci vediamo domenica. Ciao. No, lunedì. Ciao, sempre lunedì, lunedì adesso. Lunedì. Quindi ho preso una sedia nuova. E almeno così possiamo stare tranquilli, visto che adesso sono seduto ancora sulla poltrona. Poi alzeremo la coppa anche noi della sedia. Lei, non so se vedete, c'è anche una magliettina di... Alzati un po'. Che col male al collo. Non si vede. Vabbè, insomma... Dai, fa vedere, cioè no, è tette, nel senso. Fida. Là. Ecco. Ciao, sera, Lordship. Salve, salve. Quindi, insomma, vi ho raccontato un po' di robe. E soprattutto, cosa più importante... ecco. Soprattutto, cosa più importante, mercoledì facciamo l'estrazione del giveaway di sta cazzo di copia di Resident Evil, visto che... In teoria finiamo Resident Evil 4 e possiamo fare l'estrazione della... Mamig Red Bull resiste fino alle 23.32, sì, qualche minuto in più. Qualche minuto in più. Allora, posso dirvi che ho sistemato un attimo il personaggio e ho ottimizzato un po'... Sapete sera, che è buona sta armatura? Ciao Demming, buonasera. Sto poster devi levarlo da qui. Sei fortunato che non ho bits. E quindi abbiamo messo sì un po' di equipaggiamento sistemato, ho preso un paio di frecce e poi ho equipaggiato la palla di fuoco migliorata del caos. Questo qua è stato, diciamo, quello che ho fatto offline. Ho fatto partire la registrazione, quindi possiamo continuare a Sand Fortress. E vaffanculo al cazzo di coso che è andato avanti 10 minuti a martellare. Ma se io faccio il contrario? Cioè? Dammi una mano, dammi le cuffie per piacere. Ok. Adesso aspetta. Però secondo me ti sei messa un po' troppo rossetto. No. C'è le labbra che sembrano due canotti. Vero che c'è le labbra che sembrano due canotti adesso? Come fai? No, non sto. Ma allora devi togliertelo, devi allargartelo. Prova a allargare. Un paio di tracce, minchia ce ne hai 600. No, allora ho modificato un po', infatti ho tolto via Baby Shark perché mi dava il copyright. Che ho messo... però. Cosa posso fare? Qua? Aspetta che non mi ricordo già più la zona, che sono i pagliacetti lì. E ho messo roba nuova. Abbiamo dato un occhio oggi. Così okay. Va bene. Aspetta, a questo punto utilizzo già questa, che ho visto che è buonissima.
Vai. Perfetto. Aia. No, basta. Aspetta, No. Ma perché? Che è successo? Che cosa? No. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Stiamo partendo male qua. No. Devi imparare a fare i pelle sti cosi. Ok. Anonymous. Ma che è sempre Anonymous? Attendo all'uomo pistrello. Nemmi non gioca, sì, facciamo male un po' qualche morte a testa. Ai ai. Ma come faccio? Ma come faccio? Non è che provo. Ma aspetta, ho detto una morte a testa? Ma no, ma gli manco, per quello te l'hanno chiesto. Anche Tung Life te la bloccano. Ah. Ma l'ho aggiunta? Cioè, aspetta. No. Te gioca, io tolgo Tung Life. Tarararara, quella la dici? Sì. Come morire in un secondo? Un attimo, ah! Che arrivo! No, 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 claimate Tag Life per piacere, perché sennò mi bannano di nuovo. Là. Delete, posto. Tolta! Ah, però potrei... Ragazzuoli! Cosa dite? Metto che potete... claimare anche. C'è tutto bene. Nemmi i piedi in bocca. Detto. Ammetto che potete fare i suoni anche coi pugni. Però male, tanti pugni. Cosa dite? Aspetta, Tanti pugni però è per fare i suoni. Potrei fare channel points. Setting. Ok. Così. Classico. Sound channel point. Ah, posso. Ok. Come si torna lì? Aspetta però. Non posso. Ah, save profile. Il mio profile 5. No, 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 vai fuori da là. Là. E niente, vai avanti. Allora. Ti ha fatto rip. Allora, aspetta. È brutto, okay. Io non li sento. Lo so, bisogna che compriamo qualcosa per far sentire anche te. Porca vacca, oh! Allora. Channel points. Allora, per adesso, visto che devo fare un'altra lista di nuovo, vi metto. Potete fare il fart con... No, beh, aspetta, il rip con 500 pugni. Ma non riesco a... No, no, 500 pugni sono troppo, non ho 300 pugni. Un'altra volta rip. Ma ti è perso le anime? Va. Avevi tante anime? Eh? Avevi tante anime? Mi ha perso le anime? Sì. E poi vi metto... You got it, baby. You got it, baby. Quello lì è bellissimo. Anche l'ultima volta. Aspetta, aspetta.
Vai, vai, giocate intanto. Tanto mi hai perso le anime, a sto punto vai avanti, trovami i tesori, fai esplorazione come Dora 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 l'esploratrice. Dai che poi ti bannano. Ma no, cazzo, se la canto io mica c'è la stessa intonazione. Invece loro, sì. No. No, explore. No, fa proprio così. Sì, che fa così, no. Explore. Dov'è? Allora aspetta. You got it, baby. Sai, metto. Non la trovo. Dov'è? Fanni. Oh. Allora qua. Oh. Add sound. E mettiamo 1000. You got your baby. You got your baby. You got your baby. No, ero mutato. Perché avevo messo le mille aspetta, di coso. Aspetta, per piacere, aspetta. Vabbè, stavo dicendo, vabbè, riassumo un attimo. Secondo te che sei più esperto, perché comunque vedi che lo fanno anche sugli altri stream, secondo te sono troppo pochi 1000 pugno o ti va? Adesso ci sta. Oh, la meme comunque... Mince Magic Bait non la posso fare più. Eh beh, per forza, cioè c'è un minimo di cooldown, sennò. Tieni qua sto robo. Dai, no, me. Aspetta che si è incazzata adesso. Stai buono, stai fermo. Tieni sto robo. E mettimi a posto i capelli, grazie, che non mi vedo. Per gli altri farei almeno 10k. Allora aspetta, 10, no, 10k dai, sono tantissimi. Allora aspetta, farei, ti picchio, non sono arrabbiata per sti robi. Beh, facciamo 2000 per adesso, un minuto di nuovo. Dai, facciamo 3000. C'è una via di mezzo tra 2000 che non devo usare il 2 per mutarmi. Sì, dai, no, vabbè, dai, insomma, altrimenti lo spam continua. Lo so, però, vedi, è quello il discorso, è bello, però dopo un po', se viene usato troppo, non è più divertente, no? Che dici? Non ciao, 2005, vai. Sono concentrato. Questo? Ma no! Ci... 400, di più. Boh, posto. Fai 500, ma no. Se non più tanto e con quel volume. Altrimenti ok. Ciao Rien, buonasera. Stiamo sistemando un po'. Ah, io ho 20k, appunto posso andare avanti tutta. È vero. Sì, diciamo che è una roba che si può fare. Cooldown, ok. Questo qua mettiamo tanto, tipo. 300 secondi. Extension. Ah, e in più. Ok, devo modificare il volume allora. Perfetto, così. Metto 50% anche questo. Scusate, però vedete, ogni volta c'è una roba da modificare. È assurdo, ma. Perfetto, dovrebbe andare bene. Adesso picchio qualcuno. Che so,
sono senza pull. Basta che guardi. O se no, puoi farla a te per piacere, sì. Se no ti rompo il joystick. Se no potresti anche, non so se lo sapete, scommetterli. Ti vedi minimo 10 capo dura tantissimo. Xaymok, buonasera. Buonasera. Ok, aspetta che aumentiamo, ma no. Oh, io faccio quello che mi suggeriscono i mod. Cioè, il mod al momento. No, non per quello, è che non voglio che sia una cosa troppo troppo frequente, no? Metto 3.000 intanto, Gobe. E per adesso siamo così. Se vediamo che è troppo, allora cambio. Devo andare in bagno. Devi andare in bagno? Sì, no, a fare cosa? La pipì. Pensavo al numero 2. La pipì. Vai. Serata RIP. Ma ciao Deva, ma non fai i pronostici? Come sta andando la RAN? Bene, dai, cioè, nel senso, lei sta morendo in continuazione. Adesso provo a giocare un po' io. Allora. Devi imparare un po' a fare la zona in velocità. E soprattutto, aia! Targettare e fare i peri a sti merdi. No. Ok. Beh, 500 anime qua non è male. Madonna, come ha volato! Su cosa gli facciamo i pronostici quando si spacchetta? Li facciamo. Il prossimo set spacchetteremo un bel po'. Allora, ragazzuoli, voglio anticiparvi, che dopo proverò a farlo anche su YouTube perché sennò Gobe mi uccide, che sarà il 29 la live, quella lunga, che per adesso, a parte il discorso delle 24 ore, bisogna capire intanto se riesco a reggere le 12, ok? Volevo provare a fare le 12 ore, quelle sicure, dalle 2. Aspetta. No. Pianino qua. Dalle 2 del pomeriggio alle 2 di notte. E nel caso tipo mettiamo. Mettiamo tipo che con le sub eccetera andiamo avanti di 5 minuti in più. Così proprio se volete farmi morire, cioè, dovete farlo voi. Ma questa è la periferia di Latina. Sulle morci si fanno ovviamente. Oppure quando ci sono i boss. Ok. Allora. Intanto impariamo a fare un po' di perle a sti bastardi qua. Perché se dopo lo troviamo là sul ponticello. Dai, muori così. Ok. Adesso ne abbiamo uno. Proviamo a fargli perle a questo. Durante la blindness sulle morci, beh, effettivamente. Saranno molto frequenti. Niente. Ok. È più. Solo con le sub o anche con le donazioni? Boh. Vedremo anche con le donazioni. Forse devo capire quanto mettere. Secondo voi ci sta come orario? Volete che partiamo prima? E Deva parte anche stasera. Sei pazzito. Deva 08 ha donato il potere del pugno a due pagliaccetti. Devidenecheno B. Grazie mille Deva. Quanto sei arrivato a 20? Sì, Deva è ricco. Grandissimo. Quando è che si passa? Ti dava fastidio il numero 18. Ma quando è che si passa al nuovo tier di Iconcina? Comunque tieni lì per la live delle 12 ore, così mi fai andare avanti fino a mattina. No, a parte i scherzi, secondo voi ci sta dalle 2 alle 2 di notte? O volete che partiamo prima e nel caso continuiamo in base alle sub eccetera? Perché volevo dare possibilità a quelli che mi ha scritto su YouTube che non possono vedere le live perché fanno un lavoro che non gli permette di farlo, di venire a salutarci, a fare un po' due chiacchiere, no? Ah, è ancora vivo? No, questo qua non si può. Niente. Però è lentissimo quell'attacco lì.
E soprattutto spero che non mi arriva la spero che mi arriva la sedia in velocità. E No. Un attimo, devo leggere la chat. Non c'è una modalità chat su Firefox, non so. Ma non era 20. Era 24, però Gobe mi ha detto, visto che non ho mai provato, e magari dopo viene fuori un file assurdo, proviamo le 12 ore. E nel caso, nei giorni dopo, dovrei riuscire a fare la 24, però sì. È difficile intrattenere per tutto il tempo. Fossi ricco, avrei davvero regalato tutti. L'idea tua, amice, è bella. Magari fai un pugno fuck e dopo giochi, ci sta, ci sta. Ah, e poi adesso lo so che è ancora molto di nicchia tutto il resto, però ricordo che ci hanno autorizzati quelli di Bandai a fare lo spacchettamento il giorno prima dell'uscita ufficiale di BT5 di Digimon. Quindi faremo lo spacchettamento forse anche con un altro canale che praticamente fa solo Digimon, però è un ragazzo che conosco abbastanza. Qua. Ok. E quindi faremo sicuramente almeno quelle due orette alla sera, tipo dalle 10 a mezzanotte, di spacchettamento di Digimon. Quindi due ore ce le ho già. Possiamo fare un po' di just chatting per le vostre domande del primo fatto. Magari faccio un video prima, tempo permettendo. E dopo vediamo, magari giochiamo anche qualcosina insieme, visto che mi avete detto che avete Dead by Daylight, eccetera, riusciamo a farcela. Allora. Comunque, Mitch, parti pure a che ora vuoi, metterò la sveglia e prenderò la Red Bull. Facciamo tirata di Red Bull. Chris, che gioco è che vorresti vedere te? Per curiosità. Allora, qua vedo delle palle. Ok, vedo una persona che si muove. Non è più visibile. Poi ti ha bloccato. Oh, bisogna di che è Noemi che controlla. Sì? Vuol dire che ha bloccato forse. Sì, se sentiamo dopo che ha su di fare la live. La mia madrina vi saluta. Allora, hai già anche un gioco da provare, Michi? Lordship me lo ricordo. La notte da leoni. Aspetta che arriva a 50k e poi ti faccio. Per i just fai il box domande su Instagram, è più pratico. Ma siamo pochi su Instagram. Ma vedi che effettivamente possiamo fare sia su Instagram e sia su YouTube. Chissà che magari qualcuno di quegli 8000 che non hanno ancora aperto il video controllino. Dopo ti faccio le foto delle mie carte Pokémon VMAX. Ottimo. Ma ragazzo lì. Ah, ok, qua. What? Aspetta, eh. Ok. Ma io vorrei uccidere quel bastardo lì, però. Allora, prendiamo un attimo i tempi. Che non so se è meglio. What? Ok, andiamo. Non so se è meglio andare di qua prima o di là. Che cazzo era? Buonasera Rizio, buonasera. Questo? Oh, io non ne ho ancora trovato un Mimic comunque, eh. Buono, buono. Cioè. Eh no, Cristo, portarmi la nera, cazzo. Riduce il colpo subito in caso di attacco. Quindi è quello che aumenta la difesa, basta, no? Tipo una roba così, 50 punti, fa qualcosa oppure no? Arch Preside, buonasera, sono Sub, chi devo ringraziare. E ora o Deva o Lordship o Goben o Dekas, non so, comunque sempre quelli sono. Forse Cesco, non lo so. Ehi, controllate te nel caso? Hai controllato? Sì. Quello che ha detto mia mamma? Sì. Diventi trasparente delle volte. Là, scusa. Vabbè, dopo mi ha detto una roba. No.
Emi, da quanto tempo stai? Vai, te rispondi a Just Chat. Che stavamo parlando un po' del discorso delle 12. Tra l'altro, 8 anni oggi. 8 anni oggi, ragazzi. Allora. Ma in teoria qua non c'è altro. A meno che. Aspetta, aspetta. Non ci sia roba strana. Gigi. Gigi. Boh, andiamo. No, a parte di scherzatori, mi dite se conviene. Per questo. Lei è venuto il torcicollo. No, no, dai. Ha preso un po' d'aria condizionata diretta proprio. No, no, no! Stiamo parlando delle 12 ore. E Cisco ci fa gli auguri, grazie Cisco. Grazie a quando le nozze dopo 8 anni. La sua lì saranno tanti soldi. Servono tanti soldi, cioè allora le nozze sono belle, però veramente c'è, uno dice, tra virgolette, li butto quell'anno lì e devo risparmiare su tutto il resto, sì, no? È vero. Cioè non abbiamo una casa noi, non. Credo ci siano altre priorità prima, suppongo. E questo? Ah no, ok, pensavo fosse. Auguri su ragazzi donate che si devono sposare. Proposta? Donate! No, 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 dai, no, cioè, no, una roba sì, nel senso un minimo di quello che abbiamo preso su Twitch l'ho preso, l'ho usato per prendere la sedia nuova, che tra l'altro ho fatto. Ci sta la foto. Grazie Lordship. Io fa parte dei 4463, sì, fa parte dei pugnatori grazie a M. All'abito della meme M. Lordship che arriva. Da tier 1 su WhatsApp 4463. Eccolo. Chris tipped 1 euro per l'abito della meme auguri. Praticamente ti prendi un bottone. Esatto. Allora qua posso andare giù, sì. Ma è quell'oggetto? Aspetta, aspetta. Facciamo il sacco. Deva tip. No, Deva, no, Deva, no, Deva, no. Deva, no. Ma cosa fai, cazzo? Ma no. Grazie mille. Ma tu sei Deva impazzito. Vince, ti ricordi il primo video tuo? Sì, mi ricordo il primo video mio, è una merda il primo video mio, cazzo. Adefa, madonna mia. Dov'è che sei volta che vengo a abbracciarti? Usa sti soldi per venirmi a trovare e darmi un abbraccio. Altro che, ti giuro, te lo darei volentieri, madonna. Cioè, parte un supporto del genere, una roba. Parte assurda delle spese. Comunque ti dico, ok, Deva? Parte della spesa, a parte gli scherzi, ho preso una sedia su Amazon, perché quella che ho in negozio purtroppo era piccolina più da bambino, e ho fatto il finanziamento. Aspetta! È fake! Qua si vede, qua si vede. Ho fatto il finanziamento con Pavodino, non l'avevo mai fatto su Amazon. Aspetta, Che altro? È enorme, cazzo. E quindi la pago in 3 mesi. Aiaia. No, no, no. Stai di là, stai di là. Ok, fatti tirare sotto. Quindi la pago in 3 mesi e parte il pagamento dal mese successivo. Quindi molto comoda sta cosa su Amazon. Non l'avevo mai vista. Che occhio. Guarda. Andato è tutto ok. Guarda quello che ha scritto. Primo VIP del canale. No. Buy medicine with this money. Mazze 996. Ah, ma vedi che si è aggiunto là sopra. Top tip Deva 100 euro. Ci sta la cop. La cop di cosa? Di qua dici? Cioè se vuoi entrare non dico no a nessuno. Questo qua? Comunque, cioè prima o poi devo sdebitarmi in qualche maniera Deva, cioè. Eh sì. Ma fagli una statua. Vabbè, quella gliel'abbiamo già fatta. Deve venirla a vedere però. Ok. Deva, vieni qua a vedere la tua statua. Qua è meglio tornare su di qua. È che mi sto un po' inconfusionando adesso. Cioè mi ha fatto andare via di testa. Aia. Di Dai Resident Evil. Di
dai Resident Evil. Cioè? Gli dai Resident Evil. Ah, ma no, beh, quello lì è un giveaway, nel senso. Allora, i giveaway sono. Ma se io me... non c'ho la pallina addosso alla webcam. Cosa c'entra? Cosa succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio! È bellissima questa cosa! Me la puoi ridare? No, sai cosa? Oh mio Dio, sì! Aspetta! Messa! Oh, 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 oh. Allora su un occhio. Allora, cioè, no, a parte scherzo. Allora, stavo dicendo che i giveaway, secondo me, sono fatti apposta per magari chi ci segue tanto tempo, non ha soldi come Deva, che bon bon zio Peppe. E quindi magari guadagna tanti pugni e gli permette insomma di partecipare ai giveaway, così magari riescono a ottenere quella copia che in quel mese non possono comprarsi. C'è una pasta. Solo seguendomi mi fa molto piacere questa cosa. Per i VIP e sub ci sarà sicuramente dell'altro. E... occhio, arrivo a vedere. No, vieni, vieni, almeno ti abbraccio, cazzo, dai. Cioè, dopo, andiamo. Allora, io c'è adesso. Una password. Sì, io ho detto missa. Le magie del green screen. Allora, non so dove sto andando in questo momento. Ok, non si apre da questo lato. No, ragazzi, questa cosa qua è bellissima. Allora, le palle vengono giù. Basta che mi fai vedere il gioco almeno, nel senso, non è tutto. Ah no, allora, torniamo giù una... No, non torniamo giù un attimo, non so dove andare, è un labirinto, ragazzuoli, qua. Aspetta, andiamo giù di qua. Allora, qua non viene giù la palla, giusto? What? Metti le mani in bocca, vieni. No, no, dai che non comincia poi. Ma non so neanche, non riesco. Ah, vedi qua? Si può cambiare. E quindi? Ok, qua torniamo giù, che è dove siamo stati prima. E ci siamo. Adesso con un'altra pallata in teoria dovrebbe riuscire a uccidere sto nemico, no? Poi di qua invece. E quello? Ma cazzo scappa? Cioè, se la tiro di qua non credo succeda niente, no? Invece se la tiriamo di qua va giù e arriva. Ah, e arriva dove era già prima, no? Oh, è quello? Aspetta, No, non credo di arrivarci così, però. Allora, se ci tiriamo da qua sopra, cadiamo giù così. Si è con una coperta verde sotto il collo. Fluttua la testa, sì. Sì, è vero. Ci stanno un sacco di segreti alla fortezza, esplora bene. Qual è la tua canzone preferita di Linkin Park? Qua è un po' difficile, ragazzuoli, eh. Cioè, sono quasi tutte preferite. Allora, New Divide. Aspetta, qua posso andare avanti? Sì. New Divide è una. With You, che comunque è quella de... Oro vuol dire oggetti, non anime, giusto? Cioè. Poi mi piace tanto One Step Closer, quella di Reanimation. Stai facendo? Ma qua si cade e basta, ok? E la mia number è molto bella. Diciamo che è una delle prime che sono uscite. Cosa stai facendo? Che sono uscite, quindi. Dai, che dammi dopo, veramente muoro. Ah, muoro! È una sfida in più. Mm,
Dai, va, digli che non doni più se continua a fare così. Che non possiamo più sposarci, no. Memmi, no, i piedini. Allora, quindi... Allora, peccato che si è suicidato Chester. Peccato che si è... Non so. Lì purtroppo la storia la... Non so se Eddie hai seguito un po' anche il mio ritorno, di cosa ho spiegato, però alla testa delle volte non si comanda. E... aspetta, di qua? Aspetta, di qua? Ok, qua vabbè, secondo me... almeno non sono l'unica, io morivo sempre lì. No, vabbè, ma è perché mi sto esplorando le cose, non so il tempismo delle... Hello 2316, buon salve. Hello, che è come dire, buon salve. Buon salve. Pugno di qua chiuso. C'è la palla che ti arriva in bocca. Allora, era mezzo ubriaco, era sconvolto. Se torni umano metto segno, vai. Giochiamo un po' insieme, tanto non c'è nessun boss qua. Era mezzo ubriaco e era sconvolto per la morte. Sì. Il suo migliore amico se n'è andato anche lui e... Però effettivamente, ragazzi, quando uno è in depressione non... Cioè, anche se vuole fare determinate robe, purtroppo se il cervello in quel momento lì non ragiona, puoi far niente. Cioè... Ma io già sonno. Dai, oh! Cosa c'entra? Aspetta, torniamo umani. Ti faccio giocare te dopo sta morte qua, eh? No, sì. No, non voglio giocare in compagnia, già non sono brava, mi insultano anche dopo. Ma no, vabbè, dopo tanto morirò sicuramente. Sieris, no. Sieris sei qua? Gobe. Anch'io sonno, Memmi. E se Memmi è la 12 ore, sicuramente. Poi va che spammano, ti dire. Notte. Sei qua, Xerri? Sei qua oppure da un'altra parte? Secondo me è da un'altra parte. Perché dovrebbe... Dai, perché dovrebbe far ridere sta cosa? Oh, scusa! Scusa. Xerri, dove ti sei? Dopo bene. Il cancello, ti aspetta. Ti ho fatto male? Vabbè, no, come solito. Scusa. Basta. Oh, oggi mi sono fatto 8 ore di maratona con Chiara, sono morto. Cosa ha fatto? Chi è Chiara? Sempre è quella che dovrebbe darci i chili di carte. Così dopo te lavori. Ok. Però chi non è Chiara? Ce li dà. Perché non ha tempo. Chiara, per piacere ci dai i chili di carte. Non credo sia qua in questo momento. Cioè, vabbè, io glielo chiedo. C'ha solo lo 70.000 follower. Magari gli faccio bene. Credo che neanche riesce a leggere la chat. Magari gli fai pena. Non so. Ma che cosa fa? Non ha fa... Aspetta un attimo. E cosa fa? E fa just chatting dopo spacchettamento di Pokémon, quindi... Cos'è che fa? Spacchettamento Pokémon. No, prima. Che parla. Ah, ok. Vabbè. Come stiamo facendo noi, però te... Cioè, noi giochiamo mentre parliamo. Ah, lei parla invece basta. Ok. Anche io voglio parlare. Parla, Dio. Ciao. Comunque, siamo a livello ciao 40. Ciao a tutti, mi chiamo Noemi. Usale meglio anni. Le palle di fuoco. Ecco come le uso. Ah, ecco qua, sarà questo. Ragazzuolo. Niente. Cioè, ragazzuolo, ha messo i piedi davanti la chat. Dovrebbe andare. Non no, vedi? Ma io ci vedo. Il mio 43 dovrebbe andare. Ok. Ogni tanto però fai un inchino a Deva per piacere. Ciao Deva, non riesco a fare gli inchini. Ah, perché c'ha male al collo. Cioè. Pensate a avere un'amorosa col male al collo, non è mica tanto bello, eh. Ehi? Comunque mi ha fatto lui... If you know what I mean. Mi hai fatto lui i capelli. Non ho capito niente, che cosa hai detto? Parla in italiano. No. Sì. Andiamo, Xerri. Guarda come mangi. Mi dissocio. Ragazzuolo, venga. Ah, che... qualcuno, no, no. Qualcuno mi dice quello che mi ha detto. Goben. Sto morto, Goben. Goben, amico mio.
Che sporcaccione vince, mi dissocio, XT. Cos'è? Ditemi quello che ha detto. Perché? Se una me ne serie faccio. Amici? Cosa me ne faccio una Claymore più 5 se c'ho la Claymore più 8? Aspetta, buonasera amici, ti ho apprezzato tantissimo nel No Hit Run di Bloodborne. Grazie mille. Amici, ti presenti Ulutuk in chat da Kodomo, ti regalo la sub. Non lo vuoi questo qui? Ma sì, sei sempre voglio qua, Gobbe. Nel senso, dopo lo sfrutterebbe poco. Fai come che fosse stato fatto. Ma ti voglio ringrazio. Quel Pikachu. Eh? Voglio quel Pikachu. Sì, ma lui deve spendere 5 euro per darti quel Pikachu. Ah, no, allora no, poveretto. Che se fosse più a casa di qua, a sto punto si potrebbe stare, però se... Cioè, l'idea sarebbe quella che ogni live lei dovrebbe esserci, dopo capitano gli inconvenienti, che non sta bene, che ha la febbre magnona, cose così. Però, che aspetta, ma io effettivamente lavoro da fare. Dovrei seguire Xierry. Questo? Mi ha scritto questo. Mi ha... mi ha distratto Goben con la cazzo di emote di Pikachu. Mi ha scritto questo? Cosa? Ah, di Pikachu diceva, ti piace quello lì? Aspetta, ma dai, Titi. È più bello quello lì. Arrivo di nuovo. Mi piacciono tutti i Pikachu a me comunque. Umanità, scusate che non ho potuto fare niente. Dogo Sit, è vero l'ultimo? Hai fatto la Dogo Sit? Sì. Dai, Xierry, ci siamo ancora, scusami. Quindi torno sempre là. Dimmi. Ma non è il collo. Fai just chatting te intanto. Ehi, ciao, mi chiamo Noemi, ho 23 anni e soffro di perdita di memoria a breve termine, come Dori. Chi è Dori? Ma chi è Dori? Aia! Oh, ma che cattiveria sti cazzo di cosi. Come però. Chi è Dori? Dori è quella di Nemo. Ho capito. Alla ricerca di Nemo l'hai mai visto? Sì. Alla ricerca di Dori l'hai mai visto? Aspetta che c'è cosa che mi insulta, Chris. Dori soffre di memoria a breve termine. Guarda come me lo porto dietro. Va. Perdita di memoria a breve termine. Adesso è pure colpa mia. Ma Gobbe, lo sai che ogni volta che succede qualcosa di strano ti colpo te? Cioè, se no chi la darà colpa? Io no, perché lo picchio, che è qui. Ok, allora, beh, qua abbiamo detto che è abbastanza easy, no? Baby. No, vabbè, te puoi cantarla. Ecco, fate così. Allora, devi mettere tipo una listina con le donazioni, no? Baby shark. E loro in base alla donazione ti fanno partire te che canti, però devi cantare forte. Mami shark tururuturu, mami shark tururuturu, mami shark tururuturu, mami shark. Daddy shark tururuturu, daddy. Ma sei un po' lenta. Porco Giuda. Oh. E poi non fare così che si sente un botto su lui. Pian. Ti ho detto che sentono un botto loro. Porca Maddo 13, buon salve. Pugno chiuso. È giusto, ho detto giusto, no? Guarda che bello. Aspetta. Guarda che occhi. Aspetta. Là. Guarda che occhioni. Così, no? Cosa? Guarda che occhioni. Google. Allora, ma io non capisco queste stagioni. Secondo me su Twitch c'è gente che si fa i profili solo per, cioè, che magari sono la stessa persona, no? Quindi noi andiamo su di follower a cazzo, perché dopo effettivamente la gente non ci segue. Aspetta, dove dobbiamo andare qua, Xierry? Meglio di andare Squirtle, bel Pokémon, è il mio preferito. Meglio andare di là. Squirtle. Aspetta che stavo finendo il discorso. E quindi magari no, si fa il profilo parlare. Solo devo per parlare solo io.
Ah no, ok. Si fanno il profilo. E là sotto? Cos'è? Un oggetto. Aspetta, questo? Porco Giuda! Aspetta, non morirmi, Xeri. Raga, suolo. Ok. E quindi... cioè, si fanno il profilo solo sì, per, per farmi bestemmiare, praticamente, capito? Credo. Non so se effettivamente sia così o ma ci sono veramente il corpo. Tanti utenti che si chiamano così e dopo ci guardano chiamandosi così. Marco, dove sono ste trappole? Cioè, cazzo, ho camminato qua per tutto il tempo fino adesso. Ecco perché ti dicevo di non far parlare i bot per il fuoco. Perché... però effettivamente sono curioso di capire se sta gente qua esiste o sono solo persone che si fanno più account e basta. Ma non è vero, era già caduta, mi sono solo appoggiato con la spallina. Baby shark, let's go. Ciao Lori. Ciao Lori. Aspetta, aspetta. Sono Lori, ma dove le rompi? Ma non è vero! Vabbè, se fai bravo stavolta non succede niente, puoi stare qua tranquillamente. E so che sei bravo, dai. Allora andiamo giù. Non so però se. Ah, eccolo qua, ok. Cioè, te corri, ma qua che sto guardando che qua già come faccio, se no. Mitch sa. Sai chi sono? Sì, sì. Dopotutto, gli spettatori non aumentano, quindi il tuo ragionamento potrebbe essere vero, Mitch. Vedi, io so. Quindi, sì. Me la lasciamo per i sub, magari la Svetlana che parla. Quindi dobbiamo andare giù qua? Sì, andiamo giù, su. Ok. No, no, no. Ah, devo andare su? Devo andare su? No. Ah, no, cazzo, là si fa male. Metti un alert a 10 puni. Ma sono pochi, sai. Cioè, al massimo potrei mettere il rip. Goblin, secondo te il rip ci sta tipo a 200 puni o è sempre tanto? Cioè, chiedo a loro perché è lui quello esperto. Cioè, io veramente non so. Non ho una metrica di giudizio per ora. Sono troppo acerbo del mondo. Ah, è vero, qua non siamo stati lì. Oh mio Dio! Ma neanche lui, secondo me, si ricorda questa roba, eh. Cosa c'è qua? Oh mio Dio, ancora più difficile qua. Oh. Aspetta, ma. Oh, dobbiamo andare qua? Sono disconnesso? Quanta poca fede! Cosa? Mercoledì ti vengo a trovare, bene. Io sono già a livello... quindi buonanotte a tutti, notte. Buonanotte, c'è scritto... Cesco. A domani. Calcola che ogni 10 minuti il sistema ti dà 60 punti. Se lo riscate, altrimenti 20 in automatico. Sei a casa, grande? Sta crollando. Ok. Comunque, quindi a 200 ci potrebbe stare, no? Che almeno una volta ogni 30 minuti possono usare un rip almeno. Ciao Giugio. Dimmi. Puoi andare a prendere un po' d'acqua. Ma non puoi andare te che sto giocando. Io moro dissetata. C'è la signora che ha... aspetta, aspetta che c'è il nemico però. Oh. No. Mi vuoi far morire dissetata? Un secondo solo che vado a prendere l'acqua. Nel frattempo tu... mi intrattengo. Ciao, sono Noemi. Twerk. No. Ciao Deva. Grazie di tutto. Nino. Nino. Ma che cazzo è successo? Nino, saluta Deva. Ciao Deva. Alla grazie prossima. Di tutto. TBB. Ci vediamo mercoledì.
Vai. Ma tu forse non hai sentito, mi hanno fatto partire un orgasmo. Io non ho sentito niente. Che spavento cosa? Adesso quando torna... Guarda che... C'è un telefono. Fatemi sentire gli alert, ma gli alert i cosi. Dove ho lasciato le cuffie? No, dove vai? Dove vai? You got your baby. You got your baby. You got your baby. Cosa avete fatto partire? Che ha messo giù tutta la roba qua. Acqua. Poco fastidioso quell'arte, ho le orecchie che sono acqua. Scoppiate. Sembrava il video della Tommasi. Acqua. No. Boh, andiamo. Sì, andiamo. Seri, ci sono. Allora. Oh. Aspetta, dai, questo qua, Perry. Nice. Madò, grande Mitch. Saron 90. 96. Buonasera. Buonasera. Che cazzo c'ho qua dietro? Guarda. Ah, un corno. Cazzo, sono solo un'arma. No, sai cosa sembra? Sembra la pena degli sguari. Titanite grande, possiamo potenziare la Claymore ancora. Ma io voglio sentire i suoni. I suoni, lo so. Madonna, ma cosa ha fatto? Resina carbonizzata, ok. E adesso di qua o di là? Lo so, ho capito che vuoi sentire i suoni. No, e... mi stavo girando. Proverò a capire come fare, perché ragazzi, questo qua è wifi con l'adattatore. Lei è collegata invece all'audio digitale. Aspetta, dove è andato? Sopra. All'audio digitale della TV. Ok, per quello abbiamo due uscite audio diverse che però possiamo sentire lo stesso. Il fatto è che forse è meglio che mi metta le umanità. Perché ho finito tutto. Che cosa sta... Ah, no, avevo se volevi la palla infuocata. Ma la chat è già bloccata. Buttagli la palla infuocata. Ci sono rotti i coglioni di Mitch. Buttagli la palla infuocata. Ma è morto. Aspetta, dove va? Stesso. Ah, mi vuole vedere da... Tipo fare lo spettatore di prima. Oh mio Dio, era fuori. Oh. Per i suoni ci vuole un mixer, anche uno scarso, ma almeno gestisci tutto l'audio da lì. Occhio che cadi, no? Perché... Occhio che cadi. Aia! Dobbiamo recuperare 5.000 anime da soli. Che? Eh sì. Che? Eh? Che? Trambata. E te lo sei visto da YouTube? C'è un mixer? Quanto costerà un mixer? Mixer? Dai, mese prossimo proviamo a prendere sto mixer.
Se mi dite che si trova con poco, volentieri. Sì, perché almeno gli facciamo sentire anche a lei, poverina. Ehi, Mitchell. Ehi, Mitchell. Aspetta, Ehi, Mitchell. Raga, mi sono messo comunque qua di nuovo il segno, non so se verrà ancora Xerri, mi sa che si è stufato. Venga, gli venga. Gli ultimi tuoi video che ho visto sono stati la run di Final Fantasy su YouTube. Che poi è riperonata perché sono stato male. Penso 4-5 anni. Sì. Che bello rivederti. Ora ho anche notato su YouTube che pubblichi con costanza da un po'. Sì, però pubblico non cose di qualità, purtroppo. Cioè pubblico le live che facciamo, perché a livello lavorativo purtroppo non ho più il tempo di una volta. Ma penso che con meno di 100 euro lo trovi easy. Ok, messo, ok. Allora, proviamo a fare in velocità. Però non so dove devo impararmi. Cioè, tu dici, Gobe, che si può collegare a un dispositivo wifi? Poi facciamo così. O tu dici che è meglio usare il cavetto a sto punto con il mixer? Dove è finito? Ah, ok. Sì, perché vorrei almeno superare la zona per fare un boss. Che ore sono? Le 11:30. Ma non è vero! Che ore sono? Beh, per me è come se lo fossero. Sì, vabbè. È l'ora, che senso ha? Io ho male al collo. Vabbè, facciamo le mozze dalla Mammy col ma. Mammy, sai cosa fa un pulcino in forno? Pio. Il radio c'è un cucina più. Il radio c'è un cucina più. E il cucino 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 più. XS Aaron 96 tip 1 euro. Vicino, grazie mille. Questo qua servirà per il mixer. Quindi facciamo abbiamo così. Un 1% del facciamo mixer. Così. Il cuore. No, mi rifiuto proprio. Fatico. Pio fuoco. Tutti sanno che mangio pasta. No, dai, non ti vergogni un po'. Eh? Cazzo, non ti vergogni un po'. No. Cacchio, è una canzone, mica sto uccidendo qualcuno. Ragazzi, il cantante preferito della Mammy è Bello Fiugu. No, non è proprio vero. Chi è il mio cantante preferito? Chi è il tuo cantante preferito? Chris Tipped 50 euro. Piccola donazione per il mixer. No, aspetta. Cerca su Amazon il mixer, compriamo il mixer. Cioè. Porca. Sei. Oh yeah! Quindi effettivamente ci sta seguendo. No, aspetta un attimo, ragazzi, io stasera non ce la posso fare. Cioè, dopo la giornata distrutta che ho avuto, guardate, cioè. Ma ti rendi conto? Mm. Cioè, non sperare che ti guardo, perché devo girarmi per guardare. Solo per me. Per permettere di sentire la meme. Cioè, ti rendi conto? Io non ce la faccio, ragazzi. Come faccio a ringraziare? Non piangere, però. Perché quella di Deva prima mi ha spezzato, ma anche questa adesso. No, c'è niente romantica, Eddie. Dai, insomma, devo. Cioè, questi soldi qua li investo su mixer. Avere migliore qualità vostra, voglio farvi divertire di più, tutto il resto. Ah sì, è vero. Chris, grazie mille. Li userò per quella roba lì, promesso al 100%. Scordati il... Che domani chiedo al tecnico del... no, infatti, prova a chiedere Gobe un po' sto discorso qua, se è meglio che prendiamo due... Scusa intanto Xerri se non stiamo arrivando.
se è meglio che usiamo. Un impegnativo, un po' di sollievo, un sorriso ti solleva. Aspetta, non ho capito. Se è meglio che prendiamo due cuffie, sempre col filo, quindi collega anche queste col filo, o se va bene lo stesso anche wifi e lei riesce a usare questa qua col filo. Porca miseria. Solo per sentire, ok. Grazie. Scordati Rodecaster Pro che sono 5. Madonna. Dopo una giornata impegnativa, un po' di sollievo e un sorriso ti sollevano. Ma guarda, già il fatto che riesco a darti sta cosa mi fa piacere assoluto. Sono sincero dal più profondo. Invece quando sei tornato mi sei mancato. Siamo tornati? Aspetta, però è che cazzo, su una zona del genere fare il just chatting è una roba impossibile. Allora, siamo tornati. Prova a dirlo te, Dan, dovresti vedere, no? No. Siamo tornati circa? A gennaio? No. Sì? No. Sì? Sbagliato. Quando siamo tornati? A gennaio. Ciari è di qua, giusto che dobbiamo andare. Dove è andato Ciari un po'? Siamo tornati a gennaio, ho fatto un video, se vai a vederlo è... Cioè, vedi proprio il discorso da 5 anni fa. E pochi mesi fa, così ti leggi, cioè ascolti dicembre un po' il perché 29, sono stato 29 dicembre. Ecco, ah sì, è vero, perché vi ho dato mi ricordo sta cosa dell'augurio di buon anno. E vai a vederti più che altro il motivo sono stato assente. Ma le magliette? Magliette dovrebbero arrivare sta settimana. Ah. Io spero che non facciano in gozza. Una è mia. Una è tua? Quale delle due? Eh? Quale delle due? Siri, dove dobbiamo andare? Dove è andato lui? Non so, poi le vedo scelgo. Poi le vedo scelgo. No, nel senso, spero veramente che non facciano schifo, perché se fanno schifo col cazzo che vi dico di comprarle. Prima ve le faccio vedere. Faccio un paio di foto e le metto in live, così vedete un attimo, magari senza green screen un secondo. E dopo al massimo, se il tessuto dopo averle lavate almeno una volta è buono. Ma ho capito, qua non è facile. Te corri, cazzo. Aspetta, dai. Mamma mia. E sì, perché allora praticamente mi facevano mettere da 24,99 a 16,99 dollari a maglietta. Io ho messo 19,99, tipo prendiamo 3 dollari di netto e basta, quindi secondo me ci sta, nel senso fino a 15-16 euro maglietta ci può stare, di più non ha senso, cioè chi se ne frega. Già tanto che comunque se scegliete di mettermi una maglietta con magari il pugno qua davanti, tanta roba secondo me, cioè fa molto piacere. In negozio vendi PS4 se sia quanto? Sì, ma non te la consiglio di acquistare adesso. Ti dico, nel 2018 la vendevo. Hello darkness my old friend. Comunque nel 2018 la vendevo a 199. Adesso vedi che fa così. No, ragazzi, no, dai! Madonna, come si fa sta zona? Devi fermarti un po'. Adesso prima vado da solo, Devi fermarti un po' prima. Poverino, l'abbandoni così. No, nel senso che voglio provare almeno a superare quella parte lì. Sì, ma chiedi se vuole tornare. Oppure di rompergli i coglioni, poverino. E tre. Dai, chiedigli. Infatti, invece, prima di prendere la maglietta, volevo avere un feed anche dopo un lavaggio o due. No, no, difatti. Sherry, vuoi tornare? Vuoi rifare? Dimmi te, Sherry, vai tranquillo se non c'hai voglia, assolutamente. A quanto adesso? Adesso è 19,90 dollari, quindi dovrebbe essere 17 euro, una cosa così. No, aspetta, dici la PS4, 2,99. Prezzo di listino, ragazzi, non ne stanno facendo tantissime perché stanno usando i semiconduttori e le macchine di produzione per fare le 5. Ma che voi pensate che ce ne sono pochi in giro, ma ce ne sono tanti di PS5, che c'è talmente tanta richiesta che non riescono proprio a soddisfare la domanda. Cioè,
Basterebbe correre forse già contro la prima lama. Forte. Ah, ma io ero partito troppo prima. Si può fare come il ponte precedente. E ce l'avete usate le 4. Sì, allora le usate. Adesso no, perché abbiamo la lista. Però comunque nel caso c'è. Ti metto in lista. Aspetta, un po' di priorità. Ne voglio fermare un paio di PS4 a $19. E a 149 la Slim, a 500 giga di solito. Ah! Ah! Le anime! Le anime! Aspetta! No, anime, anime! Anime! Oh, ma che cazzo, dammi un secondo! Aspetta, aspetta! Cosa stavo dicendo? Ah no, sì, col discorso della PS5. È che proprio non riescono a soddisfare la domanda, ma ce ne sono tantissime già in giro. Tallarico gli abbiamo dato una digital. Gliel'ho già data? Sì, 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 è già arrivata a te. Cioè, gli ho fatto saltare praticamente 70 persone in lista. Però non dovrei dirlo, perché se c'è qualcuno del negozio che mi segue in live e mi uccide, tipo. Esatto. Ascolta, ognuno fa le proprie preferenze. Io c'ho gente da mattina alla sera che mi chiama, non la vedo mai in negozio, viene lì a comprarci, a chiedermi se ho la PlayStation 5. E dopo mani si comprano i giochi su Amazon. Sì. Quindi preferisco darla a uno che sì, mi ma segue non su. Ma io sono onesto, cioè nel senso sono onesto, sono sincero. Cioè, chi non ha preferenze, scusa? Ovvio che continuo. Non ti ho doppato manita per niente. Ok, vai. Dove sei? Ah, ecco qua. Proviamo ad andare là e fare sta cazzo di zona. Ti guardo un attimo quando sei lì. Oh, scusate ragazzoli, stasera se siamo sempre qua, però ci sto provando. 57 minuti, Mami. Io c'ho già sonno, Eti. C'ho già sonno da un pezzo. Vai. Ma intanto vado a uccidere il pagliacetto qua sopra. Che altro male al collo. Ho capito. Mi dà fastidio. Basta stai dritta. Eh? Stai dritta e sei a posto. Aspetta, No, ma è che non riesco a trovare la posizione che non mi faccia male, hai capito? No, evocazione fallita. Perché? Non va. Perché non va? Perché era giallo. Infatti cresce la barba che... E dopo? Anche i server hanno mal di co. Ah. Ma quindi uno può andare addosso alla lama? Cioè proprio correre lì addosso e appena si sposta logicamente vai avanti, no? Infatti cresce la barba che dopo un tot di soldi te la colori. E lì il segno. Vai, vai. Bella sta idea. Vai. Però più i capelli piuttosto. A me non mi dispiace. Cioè non mi dispiacerebbe farmi i capelli verdi. Te li faccio come... Cioè, tipo verdi quelli lì. No, secondo me se l'ha fatto apposta. Sì, il trucco è quello. Ok, allora proviamo proprio a correre addosso. Ma perché c'è una gamba azzurra? Perché questo non lo prende? Ma mi sa che è un... Perché non è un verde verde come il verde verde del green screen verde. Non ho messo un colore a caso. Un giorno voglio provare a farmi verdi tipo le gambe. Le coloro di verde che così spariscono. No, infatti, no, evocazione è fallita, non so ragazzuoli perché. Perché lei è giallo? Ascolta, faccio una prova da solo. E al massimo provo a rientrare nel gioco, uscire e rientrare. No. E voglio provare a fare così. Ok, vedi, perfetto. E fai così e poi corri. Bagno con... Con Nutella, buona! Dai, proviamo adesso a concentrarci un attimo.
Okay. La donna cosa ha visto adesso sulla prima lama? Cosa hai visto sulla prima lama? Cosa hai visto sulla prima lama? Cosa ho visto sulla prima lama? Cosa hai visto sulla prima lama? No, te lo sto chiedendo io a te. Non lo so. Aspetta, ma qua. Siamo mai... Ah, e chi cazzo è quello lì? Siamo mai stati qua, oh. E questo? Ma soli. Allora, io non credo di doverlo accoppare, giusto? Accoppalo. Cioè, no, ma il fatto è che non posso neanche parlargli. Dai, picchialo. Tagliategli la testa. Leggi un po' cosa ha scritto. Mi ci è arrestato prima, ma è arrivato il sasso e ti ha ucciso. Quando ero rollato ti avevo già visto. Cane fetente, buon salve. Pugno chiuso. L'ha detto? Ma i miei amici, la prossima live vi vestite di verde, vi dipingete le braccia di verde e andate in live. Con un suo attacco puoi sfondare il muro. Con un suo attacco puoi sfondare il muro. Con un suo attacco puoi sfondare. Puoi sfondare il muro. Aspetta, ma al serpentone qua? Sì. Cioè, quello fermo lì. Quindi dovrei attaccarlo. Certo. Ti ho detto tagliagli la testa. Bene. Prima è arrivato. Se giri le manopole dei sassi spacchi il muro dietro al tipo. Ah, ok. Quindi dobbiamo tornare dopo là sopra. Ah, ok, qua ha messo. Proviamo a evocarlo qui. Scusa, brivido. Aspetta qua, no, devo correre. Correre qua. Ok, qua andiamo su. Ma quello lì magari è buono o è cattivo anche quello? È cattivo. È cattivo. Secondo me è proprio. Ai, è proprio cattivo. Cioè, è tanto cattivo, capito? Ok. Oh, niente, evocazione fallita, non vuole farci giocare insieme. Guarda. Ma boh, giriamo ancora. Guarda. La cosa qua allora, giusto? Cos'è? Mi sono tagliato. Perché Eddie adesso? Eddie. Cosa? Come è caduta? Ok. Ma va ben questo? Ambu. Ma era questo qua che dovevamo fare, no? Devi andare dal signore e fare tagliategli la testa. Il serpente è un nemico, ok. Vedi che ti ho detto che è cattivo. Ma perché sono tornato di qua? Che cazzo sto facendo? Non lo so. Il fatto è che guardare è sempre di là, mi perdo dopo. Ma tu non guardare di là, guardo lì. Ah, su di qua, ok, su di qua. Ma che culo! Paura. Che ho culo! Paurissima. Adesso gira di nuovo magari su un'altra direzione per evitare di crepare anche. Scusate, sono nuovo, ho trovato questo canale per consigliati. Si possono dare dirette specifiche, ad esempio, su come rompere il muro o siamo severi quando quanto Sabaku e Sidonia? Eh? No, non ho capito metà. Scusa. Che è nuovo. Ok. Si può fare. Sì, dai dritte. Dai, io praticamente non siamo, non credo mi conosci, però abbiamo fatto diverse no hit 4-5 anni fa. Quando vai giù dal serpente. E però non ho mai giocato Dark Souls, quindi mi comprati un cuscino da viaggio e mettitelo nel collo. Allora io devo andare qua. L'ho già rotto comunque. Aspetta, Perché? Ok, muro qua ce l'ho fatta. Perché muro già rotto?
Perché hai rotto il muro? Non sto capendo. Aspetta, un attimo. Oh, e fai dei cazzi di backstab. Oh. Sì, esatto, bravissimo Gover. E mettito nel culo. Ah no, nel collo. Muro già rotto comunque. Basta che sia fatto con rispetto e senza caps. 4-5 anni fa eri un dio, mi ci sei andato in pensione. Vabbè, insomma. Sai, quando si raggiunge una certa età, purtroppo, Chris. Bisogna andarci per forza. Cioè, quando raggiungi il culmine, poi basta e non c'è più modo, devi tornare giù in qualche maniera. Per dopo tornare su. Ah, ok. Cioè, quando arrivi a essere dio, dopo dio si stanca ad essere dio. Cioè, c'ha quattro braccia. E quindi devi tornare a essere un mortale per riapprezzare di nuovo il cammino per diventare dio. No, mi fa male qua, così. Eppure Ullo aspetta ancora al 100% su fare. La faremo sul prossimo Final Fantasy, dai. No. Cosa? No, che no, 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 niente. Ah, aspetta, intanto proviamo a evocare lui. Seconda dai. Cosa. Aia, tua mamma. Madraca. Speriamo vada. Può essere un veneto credente. Può essere. Che flexata, amici. Sì, vabbè, ogni tanto ci sta. No. No, dai, ti ho comprato il cappellino ieri. Già me l'hai rotto. È mio, prima cosa. Sì, ma tiralo su con le mani, non coi piedi. Ora, suoli, guardate qua quante macchie ci sono. Adesso capisco. Ascolta, aspetta un attimo. Adesso qua dobbiamo cercare di farcela stavolta, Allora. Dio, andrò in paradiso? Dio, andrò in paradiso? Dipende. Mamma mia, per poco. Dipende. Sì? Sì? E non posso, e Dio non può dare le sue valutazioni ai poveri mortali. Se ho cane, ha un cane. Di chi è il cane? Se ho cane, ha un cane. Non dirlo. Qua? Bestemmio, ma non in tuo nome. È come di non nominare il nome di nome, mi fa morire con quella di faccia di Dio Ivano. Perché sai perché fa quella faccia? Perché ha sempre paura che ci parta roba strana, che ci banni. Mi fa morire con quella tipo faccia. è più timore lui, no? Sgamato subito, brava Mami. Oh, grazie. Mio Dio. Ma ragazzuoli qua sono senza soldi. Senza Estus. Cosa fa questo? Oh, proprio mi fa morire da ridere. Aspetta, Divano. Ma cosa devo fare di questo? Cioè, una, due, tre. Andiamo via. Oh, cosa fai? Ah, ma ho capito qua dove siamo. Siamo dove la gente tipo si lancia da sopra e arriva a un boss che c'è un anellino, mi ricordo. E Dio. No. Oh, cazzo, era la pallina di schermo. Mio signore, non la nominerò mai più, stia tranquillo. Madonna, senti che casino che fa sto coso. Aspetta. Ma fa Peach, troppo casino. Sei quasi arrivato al momento. Ah no, Londo. Aspetta. No. Da dove c'è? Mitch tra un po' muore. E ho fatto anche un dono per farle vedere.
Beh, non sto capendo un cazzo, aspetta. Le ho fatto anche un dono per vedere che la lodo. Che dono mi ha fatto? Consiglierei di visitare il muro rotto il prima possibile. Lo vuoi far tornare giù? Yes. No, Devo un'esplorata qua prima. Io cercherei il falò. Ah, ok, c'è un falò qua allora. La card, mio signore. La card. La card. Quella del zio Peppe. Non lo so. Come fa a raggiungerci qua? Allora, qua ho visto che c'è un coso da evocare. Beh, cioè, proprio qua ti dovevi mettere. Allora, ha detto che c'è un falò. Della play, mio signore. Ah! Cazzia! Non so se ti ricordi che ci ha fatto una donazione. Sì, io sì che mi ricordo. Allora, aspetta, Chris, se non è di là il falò, può essere che sia di qua. Il muro dove si trova il segno dell'evocazione. Cosa? Il posto non va casuale. Aspetta. Non era casuale, scusa. Ah, ho capito. Cioè, il posto dell'evocazione non era casuale. Esatto. Meno male che Mitch è poco attento ai dettagli. L'anello da pietra. Guarda sotto dove c'era il simbolo degli evocazioni. Ok, aspetta. Eddie, non mi faccia finire all'inferno. Ho una famiglia da mantenere. No, beh, ma finisci all'inferno dopo che muori? Dai, ti mando prima della tua ora. Ai. No. Io non parlo di questa cosa. Quindi io mi butto qua. Ok. Guardati che morbido. Vai. Grandi. Oh, ci abbiamo fatto a fare un po' di progressione, eh? Mamma mia. E che cazzo. Potenzia arma. Claymore. Vai. Ok, vai. Adesso bisogna evolverla, giusto? 40 minuti. Ma io sonno. Te non puoi avere sonno adesso. Ti ho anche dato la seggiolina. Io ho un male al collo qua. Stare tutto ingombato così per giocare. Perché ti ho dato la signorina. No, scusi, ho nominato il suo nome. Tanto mi c'è tranquillo. Nessuno ha mai visto quel falò la prima volta. Ne sono sicuro, ok. Senti, vuoi parlare di male al collo? Ho capito io, ma te, cioè, potevi fare a meno di prendere. Di qua? Io comunque prima di andare avanti di qua andrei a esplorare altrove. Ah, hai capito dove siamo? Sì, vai nella cosa aperta lì. Allora, mi avete detto di andare nella aperta. Quindi, ma devo tornare giù di qua, allora adesso mi uccido qua. Vai, dai, ce l'hai fatta una volta, puoi rifarcela. Ma cazzo, ma c'è anche quello adesso. Aspetta. Dai, ce l'hai fatta una volta, puoi rifarcela. Non so se hai visto che stavo cadendo da solo. Sì, ma facciamo finta di niente. In un... Il muro... Rotto wink. Vai. Allora, provo, Cioè, le winks facevano l'incantesimo col piede. Aspetta. Allora, appena arriva, corro. Vai. Cosa hai fatto, Mitch? Cosa hai fatto? Toccati il naso, non ti scusi più. Se tu lo vuoi, tu lo sarai uno di noi. Wings. Aspetta. La tua mano nell'aria. Ma è contento di avere quattro braccia, secondo te? Secondo me sì. Perché? Puoi fare tante cose con quattro braccia. Tipo, cioè con una bevi, no? E ti tieni il bicchiere. Con una mangi, con l'altra ti gratti i capelli e con l'altra ti tocchi un piede. Secondo voi ha senso avere quattro braccia per fare sta roba qua? Sì. Su me no. Per me sì. Cosa ha fatto Chris? Benoit. Toccati il naso. Se ha
Se hai tradito me, no, assolutamente. Assolutamente. Stavi per prendere il sono volo. Sono stato anche troppo la bravo. Sono stato anche troppo bravo con la Mamie, sì. Ehi. È vero? Cosa vuoi dire, io no? No, vabbè. Tutti spero, e due? Nel senso. Tutti e due io ci sono. Io so di essere passiccio. Stato bravo con te. Con altri un po' meno. Però con te sono stato bravo. Ciccio pasticcio. Allora, adesso... Porta muro rotto. Porta muro rotto. Sai cosa? Porta muro sai rotto. Cosa? È questa o quella, allora? Sai aspetta cosa? Un po'. No, dattimi un secondo. Ah, allora. Aspetta un attimo. Destra è questo qua, sinistra è quello di là. Ok? Cioè, destra... Ma se... Sinistra... Dove devo andare? A destra o a sinistra? Ma se Dio in... Ai... 24... ha vietato di fare immagini... E i libri di ciò che sta nei cieli... Destra? Le chiese sono blasfeme... Non ho capito un cazzo... Nemmeno io... Destra... Dimmi... Destra mi pare... Cos'è che ha detto? Ma se Dio in Esodo... 20... L'Esodo... Vabbè, uguale... Ah, l'ha rotto... 24 ha vietato di fare immagini e idoli di ciò che sta nei cieli. Allora le chiese sono blasfeme. Io chiuderei la live qua. Io no. Chiedo l'aiuto dal pubblico. Io chiedo l'aiuto da casa. Datemi un numero che vi chiamo. Sei già a casa. Io chiedo l'aiuto al pubblico. Time out. Dai. Ma aspetta un po', io mi ricordo qua che la gente... Ah, trovavo, infatti, eccolo qua, vedi? Mi ricordo che c'era uno nascosto qua, ma non è che cado. Secondo me. Parla. Mm-hmm. La tua mente sembra lucida. Ah, sto qua ci dà gli incantesimi. Gli incantesimi. Enchantings. Enchantings. No, coi piedi, non facevano enchanting coi piedi. Senti, non trovo una posizione confortevole. Così me lo dice con la chiave universale. Spostami più in qua. Aspetta che... Parla. Adesso invece diventi una witch. C'è solo il 50-50, un cactus messicano. C'è Goben che ha bloccato il termine Dio. E quindi il Gobbe adesso? E adesso? Come fanno? A nominare me. È arrivato. Un gnomo. Oh, hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll be on later. Ok. Ma ci può già vendere? A parte che non abbiamo. Non abbiamo un personaggio così eclettico, purtroppo. E qua dove arriviamo? Aspetta. Senti, ma un giorno Mitchell altissimo, purissimo, levissimo, sanissimo, setissimo, tuttissimo. Che grosso che sei, Mitchell, dopo tutti questi flex. Ascoltami. Cosa sono i flex? Che tipo che fai col muscolo. Ok. Oppure, non so, ti guardiamo manchi. Tipo Zootropolis. Con loro proprio quel film lì. No, voglio un film. I Minion. Vabbè, adesso aprirò un canale per la Mami dove fa tipo watch party e vi guardate tutti i film insieme e basta. Tutti della Disney. Ah, aspetta. Ehi, avete guardato la serie nuova di Resident Evil? Vabbè che non è proprio live da parlarne, perché sarebbe meglio farlo sulla prossima. No, comunque abbiamo fatto prossima. Giusto quello che dovevamo, no? Ma facciamo la prossima. Abbiamo fatto quello che dovevamo, no. Su quel posto lì, no? No. Ma no, dai, è di nono. Lo stregone tornerà. Non provocare il signor Goblin. Allora, ok, torniamo su a sto punto. Da, perfetto. Ma adesso, non di qua però, dobbiamo tornare devo su. Devo ancora vederla.
Ok. Chi che ha detto sì? Eddie, cos'è che ne pensi? Mi sa che me l'hai scritto in chat. Sì, forse... non mi è piaciuta. Ok. Devo ancora vederla. Con e senza spoiler, vale la pena? No. Allora, a me piacciono i Resident Evil, lo sai. Però... no. Cioè, dirti sì è tanto. Faccio fatica, onestamente. Allora. Aspetta, eh. Secondo me non aggiunge niente alla trama. È bella la grafica. Lo so che non dovrei curarmi, però... ah, ma cazzo, ci siamo... vabbè. Ci eravamo seduti al falò, abbiamo recuperato le fiaschette, ma ho usato una umanità lo stesso, vabbè, lasciamo stare. E... secondo me la grafica è stupenda, si vede proprio che comunque siamo next gen, ok, di computer grafica. Abbiamo sentito la stessa cosa tu e Eddie. Però... allora, le animazioni sono velocissime. Inspiegabilmente velocissime. Non si sa perché. Cioè, proprio come si muovono troppo, secondo me, rispetto al naturale. E... però a livello proprio di trama, ok, come... cioè, buttano lì la trama banale solita, buttano lì un boss, buttano lì un po' di pena per il boss e basta, finito. Secondo me sino più di un 6 e mezzo non riesco a dargli, solo per un fattore estetico di... che è molto bello da vedere. La grafica è bellissima, ma secondo me il film e le serie dovrebbero essere collegate ai videogiochi. Sì. Cioè, si deve salire direttamente nella direzione della quale è venuta la palla. Ok, no. Aspetta. Dove va? Ok, diamo. Ok, quindi adesso possiamo tornare su dalla parte di prima. E proviamo a proseguire da quella parte di là. Quella dove c'era il pagliaccetto gigante che ci tirava le palle infuocate. Poi come fa a dar fuoco a delle palle di roccia? No? Non ci pensi un po'? Cioè delle palle di roccia che prendono fuoco. Buono, su. Adesso muoro qua sicuramente. Lo sento già. Aspetta, eh. Concentrazione. No. Allora, torniamo su. Adesso per proseguire di qua, o andiamo qua sopra, dove c'era la torre là, tipo, oppure di qua. Ah, vedi, ok, di qua vanno tipo, fanno i saltelli, parkour, eccetera, quindi so che per andare avanti voglio andare di lì. Però per il momento... ti facciamo un po' cambio, forse cioè? Arriva da meglio. Cioè? Il collo, tanto l'hai tirato. Cioè vuoi venire di qua, seriamente? Perché non fa male. Beh. Aspetta un po'! Aspetta un po'! Guardati! Ma no, ma che senso ha? Ma sono azzurre, ragazzi! Cioè, la Mavic è senza gonna! È vai a livellare, dici? Ma è azzurra, non è proprio però. Un green screen, è tipo un azzurrino screen. È che adesso vedo peggio. È meme che fluttua. Girami un po' lo schermo di qua. Stavo meglio di là, sai. Cioè, mi ero impostato tutto per star di lì stasera. No? Adesso... vabbè, se gioco peggio è colpa sua, ragazzi. Adesso mi appoggio. Allora, vai a livellare. È che dopo devo tornare su di nuovo. Beh, facciamo una prova, Chris, al massimo. Ah, Gobi. Sempre il nome di Gobe, svappata. No. E... ma Chris, anche te svappi, giusto? No? Fammi appoggiare le gambe. Fai già la pull per fare il level up. Level up. Sto qua, non so se... si può fare gli perri, ragazzi.
Oddio! Andy Rell, buon salve! Andy Rell, buon salve! Ma si può fare un berry a questi qua? Pugno chiuso! No, io fumo sigarette più dannose e più gustose. Peccato. Non capisci, in effetti mi dici che buttano troppa merda e non capisci. Ah, non si può fare berry, ok. Allora, proviamo a uccidere normale. E neanche backstab, vedi? Aia! Mi sa che ci si dà un altro colpo. Se ci dà un altro colpo muoro. Ma sì, ma sei troppo giù. Ma è perché ho male qua? Ma non è ancora ora della mezza. Ma così sto comoda. Ve ne sono. Ne 11:03. Dai, manca ancora mezz'ora, stai su un altro po'. Sono su. È perché ho male qua, mi fa male. Ma quando cazzo dura il cooldown di Rip? Dura troppo? Il cooldown di Rip. Sì, beh, effettivamente il cooldown potrei anche toglierlo tanto. Alla fine, se volete continuare a utilizzare tutti i pugni. Datemi un secondo. Allora, sound, channel points. Ah, beh, no. Niente, dura 10 secondi, sai, il cooldown di Rip. È quello di G-Baited che dura di più. No, a questo punto ne approfitto, vi metto 300 per Rip. E basta. Questo qua è l'unico che lascia poco, Boh. Mi dedicate un pugno. Vai. Quindi adesso per cosa tornare su in velocità, Cosa ho scritto? Cosa? Io. Ma vedi, non posso. Cioè, almeno te mi leggevi la chat. Aspetta, per tornare su. Ah, che è qua? Ok, perfetto. Io l'ultimo rip l'ho fatto 20 minuti fa. No, mi pare strano però, Non è che non è abbastanza pugno. Dobbiamo andare a recuperare intanto le anime. Questo qua. Non è meglio che lo facciamo fuori con questo, a meno che non ce ne siano tanti dopo. C'è quello dopo, di acqua. No, ma. Andy. Dai, buono. Dai, stai lì. Ok. Devo cercare di colpirlo quando non ha lo scudo alzato. Dai, così, vai. Buono. E l'ultimo glielo diamo con questa. Nice. Vedi? 800. Anche io ho 7 dopo. Vinci, sarebbe bello se tipo a 5000 pugni o più fai il messaggio letto. Anche io lo voglio. Fai il messaggio letto? Cosa vuol dire? O più fai il messaggio letto. Votate che si livella. No, che stronzi che sono. Arma più avanti. Ma dai, sono stronzi, guardali. Vogliono che li vediamo volontà. Quello là per gli incantesimi. Arma più avanti, però dico. Aspetta che tiro in qua questo. Niente messaggi letti. Ah, ho capito. Ok. Tipo un messaggio che ti legge stenza. No, questa cosa qua ti dico è di purtroppo. Allora tu magari mi vuoi bene e non lo faresti mai. Però c'è gente. Ma sto qua è tipo Astora. Che basta che magari scriva roba brutta e ci potrebbe bannare Twitch solo con
Stamina, nice, stamina 4, dai, dai, dai. Andiamo su stamina. Ma dai il mio cappello. Dov'è il tuo cappello? Posso bestemmie e volgarità. Twink Master. Questo è Richard, il fratello di Oscar. Per quello ti dico, sì. Stamina 4 punti. Ok. Cazzo, c'era. Sono partiti a 3 punti a volontà. Anello raro del sacrificio. Che è diverso dall'anello del sacrificio? No, potevi tenerlo ora più, no? No. Muore. Cioè, tu lo metti e muore l'anello, capito? Nulla si perde. Maledizione, anello si spezzano. Alla morte il portatore non perderà nulla e verrà liberato eventuale maledizione, ma l'anello si spezzerà, ok. Ma perché la gente è diventata buona? Stamina e waka waka. Ok, perfetto, abbiamo ha vinto stamina. Ma era sta qua l'arma che parlava il messaggio? Mi pare di no. No, scusa, ho sbagliato, volevo dire che in effetti ti scrivono queste. È vero. Cioè, allora, siamo tra virgolette ancora piccoli e quindi è difficile che creiamo odio. Anche se tipo su YouTube ormai è una... Cioè, è la regola del giorno che quando magari fai video, eccetera, qualcuno ti segue e c'è il tipo che si mette l'iscritto solo per metterti il pollice in giù, che non sanno, ma fa comodo all'algoritmo. Vabbè, adesso noi non stiamo sfruttando più YouTube perché carico solo le repliche, però... Oh, che cazzo? Cioè, tanto così, eh. Quindi sì, nel senso, più avanti che magari ci sarà sta cosa anche qua su Twitch, sai, si cominciano a scrivere robe brutte, magari tipo sicuramente gli insulti alla meme arriveranno, cioè lì, e se cresciamo ti arriveranno insulti come minimo, lo sai già? Io non lo faccio più. Dopo verranno bannati da Goblin, però no, io non lo faccio più. Cosa non lo fai più? No. Ma no, ma Goblin non ti fa insultare, no? Ah, aspetta, dobbiamo livellare. Aspetta. Allora. Tac e tac. Quindi portiamo 18 anche questo. E ci siamo. Dobbiamo evolvere l'arma. Ti regalo Devil Within 2. Ma ce l'ho già, Eddie. Sai che te l'ho detto? Lo porteremo volentieri. No, cioè nel senso, no, prendermi roba che ho già, cioè, come dire che prendo un mixer e dopo mi arriva a casa il mixer. Sì. Secondo me mi assonò. No, non assonno. No. A parte che c'ho sonno anch'io un po' stasera, perché stanotte è stata veramente... Ah, ma è lo stronzolare spawn addirittura anche. Ah, mi sa che ho sbagliato? No, ok, buono. Dai. Buono. Cosa? Sto figlio di... Puttana, oh. Se la insultano è solo invidia, che è troppo bella. Che dolcino. Chi è? Sierry. Grazie. Mi avevi detto l'uno. No, c'è tutti e due. Se vedo aumentati in live 12 ore ti tiro degli art e volume massimo. Invece se vuoi ti posso creare una copia in Dark Souls. Chris è sempre il solito. Anche l'altra volta ho detto di evitare cos'è che di parlarmi di... Tipo di cliente... No, di come sistemare, di riparare un computer. Lui mi ha fatto la donazione con... Come si ripara il computer. Beh, mi puoi dire pica pica. Pica pica. Ecco, basta. Pikachu. Clip. No, aspetta, ma dove dobbiamo andare? No, a posto qua abbiamo fatto, no?
Serve più che torniamo di qua. C'è Pikachu addormentato praticamente. Che ore sono? Sono le ore che erano ieri alla stessa ora di adesso. Né più tardi né più buon'ora. Che ore sono? 23:13. Là. Oh, c'ho sonno. Eh? Ah, non serve che lo dici, comunque si vede. Aspetta, è là? No. Mi sto spegnendo lentamente. Aspetta, ma qua per saltare? Un attimo, per faccio la prova. Quello. Lo so. Beh, è gigante quel gigante. Quello là? È gigante quel gigante. Aia, il collo. Il collo. Sono abituato a far parte. Un Pikachu che avrebbe bisogno di una sveglia. No, dovrebbe farsi l'elettroshock da solo, capito? Tuono shock. Tuono shock. Allora, riproviamo. Là. Ma ecco qua, so che c'è gigante. Uno che ci vende cose. Grazie Mitch per stasera, da quando ho visto le tue nuit anni fa ho sempre voluto cooperare con te, un onore. Ma no, grazie a te, anzi, fa piacere. E ho iniziato proprio sta serie su Twitch con 5 mega di upload che forse passeranno a di più fra poco con la seconda connessione. Proprio per giocare con voi, quindi meglio di così. I took on sense for just alone, but that didn't make I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Buona questa qua, il fiore verde che costa 1000 anime, non so quanto ci convenga. Mince, è meglio che vengo a comprare da te una PS4 o 5. Vabbè, perché? Ti metti in lista, Eddie. Dobbiamo fare la stessa emote però con la mia faccia. Sì, ma mi fa troppo ridere quella rana così, te lo giuro. No. Ah, che forte! La mia no. L'elmo di Katarina. Bello, sto di Baldur. Aspetta, però. Una domanda. Ah! Beh, adesso no. Cioè, era la PS5, sì, nel senso ti metto in lista come ho fatto con Talarico. E vi saluto. Appena riesco te la do. Ragazzi. Orango, vi saluto ragazzi che domani rientro al lavoro dopo 4 giorni a casa, non ne posso... Io! Buonanotte! Ne posso più di sto lavoro di merda, no, non dirmi così... Buonanotte! Mi usa vuoto e subisce super efficace. Non ho sentito. Grazie di essere passato, Orango. Aspetta, grazie Orango, buonanotte. Yeah. Sì. Cos'è? È un'altra rana quella. Xiarri. Cosa? Come si chiama? Xiarri. C'è un po' di air motion. Ehi! Lascia stare la mia R. Questo? R da rana. Via di fuga. Avanti. Un cane. Ok, allora, o di qua. Mi è venuta un'improvvisa voglia di pizza. Dai, mi fai venire fame anche a me dopo. Ecco, pensate quanto sfigati che siamo. Che in sto posto dove abitiamo non c'è neanche la... Ma non sono un pochino esagerati? No? Aspetta che andiamo un attimo dentro a sto punto. Non c'è neanche il globo o quegli altri servizi che ti portano a mangiare a casa. Cioè, pensate, noi abitiamo su niente, non c'è niente.
Anche io ho l'R Moshe, ma mi sono discriminato da tutti. Ma no, scherzavo. Alle 23 la pizza. Giù c'è la chiave che apre le gabbie, ok. Quindi, aia, ah, ah. Aspetta, Quindi andiamo prima qua giù. Allora mi unisco al gruppo Mix Zero Delivero. Ma dai anche te, oh. Cioè, mi viene a piangere. Anche a me. Ma sai quante volte che ordinerei, se no? Ehi, sai dopo come diventiamo? Sì, effettivamente. Diciamo che ogni cosa ha i suoi pro e contro. Rifai il saltino del ponte spezzato. Ma aspetta, ma di qua non doveva esserci roba? Aspetta, perché forse mi sono perso qualcosa. Oh, cioè io arrivo qua e qua non c'è niente. Non ci sono raccolte. Che senso ha che non ci sia niente? Rifai il saltino, ha detto. Quindi devo tornare dall'altra parte? Sì, ma guarda che 10 minuti. Quindi devo tornare di qua? Per andare a salutare il gigante. Ah, ok, qua giù. Ma non è arrivato da lì. No, se mica mai è andato qua, Sì, ti giuro. Sì, no, no. Ti ricordi di tutte ste scale? Mi pareva. E perché c'hai sonno? No, quante scale però c'è, cioè, potevano anche essere un po' meno, cioè. Ma insomma, posso fargli i perri? Vedi che tre scatole. Tre scatole. Tre spade sono buone. Beh, insomma, non. È tipo Zoro di One Piece. Esatto. Meglio tornare umano, secondo me. Giù c'è la chiave. Mio fratello 2 anni fa a Natale ha regalato il pupazzo di Babbo Natale al mio cagnolino. Dopo 3 ore gli ha staccato la testa. Ti ricordano qualcosa queste scale? Mi ricordano Demon Souls. Ah, in chiave della gabbia, ok. Mi ricordano Demon Souls. O anche c'è Dark Souls 2? Non credo. Dark Souls 3 forse? Esatto, si chiama riciclo di asset. Sempre cattivo. Sempre cattivo, come. Riciclo di asset quando riutilizzi la stessa texture tipo tridimensionale dentro a una mappa, o può anche essere tipo il fisico di un boss. Quindi è questo qua. Proprio la gabbia sospesa nella fortezza di sé. Ma lo rinchiuderà in una gabbia isolata col Ah, vabbè, ma con la chiave universale abbiamo fatto la stessa cosa, giusto? Se ha 4 braccia e ha le 3 spade. Le spade in 3 a mani. Con la quarta che ci fa le seghe. Perché mi spingi? Dai, ci sono bambini anche. A parte che non lo so se ci sono bambini. Appunto. E poi seconda cosa. No, devi essere più educato. Dai. No, allora ascolta un po'. C'è il suo papà di Gesù, Giuseppe, che faceva i tavoli, faceva senti, i tavoli con le seghe. Ma sei Goblin? C'è la gente che fa le seghe per far fare i tavoli a Giuseppe. Sei Goblin con le seghe. Sei Goblin ha bandito quella parola e tu lo vai a tirare fuori. Ma io tiro fuori il suo papà. Loda il suo. I'm tired of being what you want me to be, falling so faithless, lost under the surface. Questa qua è sempre Linkin Park. Mammy se lo fanno anche i bambini. Scusaci, Mammy, hai ragione, siamo dei rozzi. No, ma è vero, cioè ormai cazzo perdono la verginità a 7 anni e mezzo. Senti, affari loro cosa fanno della loro vita, ma te devi essere bravo.
ed educato. Sì. E non sai se ci sono bambini. Quindi con le parole beh, ci vabbè, prendi. A parte Gobe, che ha 12 anni. E allora? Mitch, vuoi fare un discorso sulle segne a quest'ora? ci può stare, nel senso. Credo sia abbastanza appropriata come ora. Aspetta, infatti quello che volevo che capitasse e poi... Dai, cazzo. Ah, vedi che sta tirando? Su? No? Una? No? Aspetta, Ok. Ah! Ah, è il boss questo qua, quello là che fa... Mitch, vuoi fare... ok, cosa faceva Giuseppe Mitch? Faceva i tavoli e... con le seghe. Scusa, come tagli il legno? Scusa, come ti mangi le dita? Che discorso è? Come tagli il legno? Non ti serve una sega? C'è, tanti attrezzi ci possono essere. Sicuramente il martello non lo usi. No. Ah, ecco, questo qua l'ha fatto Giuseppe, hai visto? Uso un coltello. Hai visto? Questo qua l'ha fatto Giuseppe. Voi non sapete, però, prima di... Senti, puoi smetterla! Di Dark Souls ha fatto i tavoli, cioè... Su Dark Souls? Sì. Bravo, Gobe. E anche per gamba. Croci di legno che derivano a... Boss first try. Hello Tarkus, my old friend, I've come to summon you again. C'è Tarkus da summonare qua? Segandoti. Ah, Gobe, guarda. Pinocchio, come hai fatto tutti questi truccioli? Deve fare il boss. No, aspetta, guarda un attimo cosa c'è qua prima. Oh, santo cielo. C'è un gigante. Ragazzi, ma posso da qua ucciderlo? È tanto gigante sto gigante. Ah, cazzo, però. Cioè, che grande che è sto gigante. Come faccio? Vedi, si stanca. Ma che non gli vedi la vita. Non gli vedi la vita. Perché non gli vediamo la vita? È morto. Sì, ho capito, però. Pezzo di titanite, buono questo. Quindi adesso basta, non ci dirà più sti cazzo di cose, vero? No. Ha anche rotti i coglioni. 10 minuti in più dai meme. Che 23-25. Bella cam come sempre Dark Souls. Sì, è vero. Fai il boss e basta. Sì, sì, facciamo il boss, arriviamo sulla zona nuova e secondo me ci sta per finire lì, dai. Comunque, Gob, mi raccomando, per cortesia, prova a sentire quel discorso lì, perché mi piacerebbe continuare a utilizzare questi, ok? Cioè, si può utilizzare con wifi, se no nel caso, prova a collegarle sempre con jack 3.5 e al mixer. Dove stai andando? Devi andare al boss. Perché se parlo sai mi distraggo. Dai. Bene, quindi facciamo il boss. E concentrati. Quando fai 12 ore? 29 luglio. A meno che non sono morto. Cioè. Allora, io so che qua gli vanno sotto le gambe. E c'è Giuseppe. Concentrati. E non so come farlo, però. Concentrati. Ah, no, aspetta. Devo andare di là, devo andare di là. Perché so che lo fanno cadere di qua loro. Quanto targhettalo? Sì. Quanto targhettalo? Non ce la faccio. Allora. So che lo fa venire di qua. Io un po'. Aspetta. Ok. E poi gli dà le pacche sulle gambe. Tipo così. Occhio. Vai che sta per cadere. Ok.
Non è andata come dovevo, vero? No. Secondo me poteva anche cadere fuori. Lo so che non c'ho stamina, ragazzi, però... Porca pupazza. Dai che va. Stregatto! Madonna, 40 mie anime. Stregatto! Buonasera, signor Stregatto. Cos'è che hai scritto? Ah, ma era da un po' qua. Buonasera. È stupenda. No, aspetta, cosa hai scritto? Mitch ha ucciso i tuoi amici. Ah, mi perdo. È stupendo il timbro di voce della dama. Capito? Grazie. Che ha messo RIP? Ma RIP per il boss, però. Boh, ma solo NPC merita di vivere. Addio armatura di ferro nero, pugno. RIP della reazione. Allora. Cioè, cazzo, Stregatto, metterei VIP a caso così. No? Sì. Però un pochino deve meritarselo. Se non è giusto per gli altri. Oh, comunque. Siamo riusciti almeno ad andare avanti. Cioè, posso dire di essere andato avanti stasera. Anal Rodeo. Ci fermiamo qua dopo. Eh? Fai il farò per sì, basta. Sì, sì. Ah, Gobbe, ultimo pull per il livello e poi andiamo a Nanna. Facciamo due livelli su quello che esce, ok? Please. È come per magia notte meme. È come per magia notte meme. Ma che bello, però. Sempre visto sui video degli altri, ragazzi, non ho mai visto qua da noi. Senti che calda che sono l'uomo qua. L'uomo pistrello, eh? Senti che calda che sono qua. E c'è avere la febbre sul collo. Eccolo là. È vero che sono tanto caldo. E qua calda. Si bestemmia di più, giusto? Eh? È vero che sono tanto caldo. Ma aspetta un po', e se io volessi tornare indietro? Non puoi, ti arranci. Pazzo, dove vai? No, perché? Perché? No! Non dovevamo venire qua, hai visto? Sì. Ho visto l'anello, ho cliccato l'anello. Cos'è, parla? Ah no, Gobbe, cosa sta succedendo? Il futuro castello Madonna, addirittura? Ah, Gobbe che ci piglia per il culetto. No, dai, a parte scherzi, andiamo di là, sì, perché no? Sì, andiamo di là, dai. Ce l'ho fatta, secondo me è già un buon tra... Perché se c'è un coso prima? Sto andando, un falò, non c'è qua, vedi? È già un buon traguardo, no? Cioè, per uno che è in blind è proprio nel gameplay. Ma sì, dai, Mice, che arrivi al falò adesso per livellare. Ok. Che forte sto... Cioè, così sembra fatto tipo qui in Lego. Da qua non è bello, vero? No. No. Però... Quello lì mi spaventa alquanto. Ma sì, dai, Mice... Ovvio che con tutte le azioni di Chris Gobbe ed Eva. Ma chi è che è Monster? Cyber. Non so. Ma sì, dai, Mitch, che arrivi al falò. Ah, ok, l'ho già letto.
Ma chi è che sai che scrivi in... Vai di là! Cosa lo sfidi? Perché? Sì, c'era anche in Dark Souls 3, però è diverso, dai. Io! No, no, no! Ma che range c'ha? Però vedi sta cosa qua che è proprio così aperta, mi piace un voto. A destra? Ma non credo mica, sai. La PS... è la PS... Ah, sì, te. Quello non è fatto di legno, di Lego, fidati. Aspetta, ma... No! Volevo andare giù! Cioè, sono andato giù. Buonanotte. Oh mio Dio. Oh, non l'ho fatto apposta, volevo andare, non sapevo dov'è il falò, come faccio a sapere dov'è il falò? Adesso torniamo subito di là. Cioè, come faccio a sapere dov'è il falò? Non prendertela con me, cazzo. Sì che me la prendo con te. Non è colpa mia! Sì. Allora, stregato, me mi ti odierà adesso. Stregato, dici in maniera filosofica... Dov'è il falò? Quanto stronza è stata sta cosa? Dai, guarda, siamo già tornati lì, tranquilla. Ma il fatto è che adesso le anime dove sono? Mitch, eri distratto, è stata colpa tua. C'hai ragione. Guarda, siamo già qua. Ho capito. Non l'ho fatto apposta. Ma devi trovare il falò. Il falò sarà un pochino più avanti, suppongo. No, chiedi dov'è il falò. Dov'è il falò? E vai lì. Andiamo al falò. Il falò è più avanti, poco dopo, ok. Vai dritto. Guarda che forte sta zona, però. Non so, proprio mi dà quella... Adesso ti accerchiano all'angolo, no, A sinistra, fallo a sinistra. Invece che verso lì vai a sinistra. Vai a sinistra. Andi qua? Vai a sinistra. Alle spalle, dietro... Madonna che... A-M... Ico. È la prima volta che lo vedo scrivere, mi pare. Buonasera. Beh, fallo. E fai il livello e basta. Quindi ha vinto stamina, giusto? No, cos'è che ha vinto? Guarda. Cos'ha vinto, Gobbe? Non c'è scritto. Stamina, ancora stamina, Quanta stamina portiamo su? Boh, e i prossimi livelli li facciamo col prossimo pool la prossima volta, che riusciamo a fare altri due livelli, ok? E questo qua? Lo lasci non lì. Sei curioso di sapere cosa dice? No. Proprio ti fai un cazzo. Signori! Stasera siete stati fantastici. Grazie di tutto come sempre. Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza. Lo fa lei. Buonanotte. Lei vi ringrazia abbastanza. I sogni d'oro. Ringraziali abbastanza. Grazie abbastanza. Abbastanza grazie. Ci vediamo mercoledì con l'ultima in teoria di Resident Evil 4 che lo finiamo. E tiriamo fuori anche il vincitore del giveaway. Quindi mi raccomando, siateci. Siateci. Si può dire siateci. Si può dire. Credi sì. Vabbè. Venite, insomma. Prima volta mi ha attirato Dark Souls. Ok, spero di vederti al prossimo. Ma lascia il follow se puoi. Mi ci farei tatuaggi Chester Bennington sui polsi. Bellissimi, però no. Ma la febbre, lei sta un po' passando. Che febbre? Ci vediamo mercoledì, buonanotte a tutti i signori, notte gombe, buonanotte. Chiari, rossi, stregato, a mercoledì.
Eddie e tutto il resto. Allora andiamo. Andiamo da Artorias. Se lui passa sempre da noi, non ha nessuno adesso. E a me piace fare questa cosa qua. Quando cresceremo andremo sempre dei canali piccolini, perché mi piace supportarli, ok? Andiamo da Artorias, che sta facendo una live che non se l'aspetterà mai, e andiamo a salutarlo e basta. Insomma, dopo andiamo tutti a Nanna. Quindi siete presenti? Sì, raid. Ecco qua. Notte a tutti, ragazzuoli. Minchia, Thomas è veramente fortissimo. Sì. Porca troia. Mita lo soffre. Ma questo è un raid. Michael LP ci stai raidando insieme a 8 utenti.